c'ho anche le fotografie di, come si chiama là, quello cicciotto che è indagato pure, come si chiama, Lady Mora. Lui è introverso, è una persona tormentata, ma è il suo bello. Sarà il suo bello, ma a me mi fa cagare. Mi raccomando ragazzi, fate attenzione, perché anche con un solo spinello ci si può fare molto male. Basta, basta, basta. Valeria Golino, la mia fidanzata, siamo nella stessa camera in albergo e siamo felici di essere qui. Brigitte Bardot aspetta un bambino, chi se ne frega. Ecco qua, questa col tacchino per l'amica Alice e questa con lo specchio per l'amica Laura. Grazie, cavaliere. Buon appetito, ragazzi. Grazie. Ciao. Oh, torna Parigi. Che genio, compare, che sogno. Abbiamo capito che sei siciliano, però basta. No, quale vacanza, bisogna lavorare. Io non ci credo. Non ci credo perché sarebbe un atto di banditismo. Non ci credo. La sua siesta. Il genio, compare, che sogno. Eccolo lì. Cioè, andrò a lavorare con Cuffaro io. Prima o poi vado a fare il portaborsa. Ma secondo me vi viene meglio se fate il cabaret insieme, cioè più che lui andare verso Gianni Pinotto. Più o meno siete lì. Alle 7.47, bentrovati, oggi è venerdì e anche oggi che è venerdì, anzi oggi dobbiamo farlo a maggior ragione perché dobbiamo rallentare, cari amici. E allora, molti di voi si svegliano un quarto d'ora prima appositamente per sentire quello che ha da dirvi il nostro uomo, il nostro producer, stagista. Uomo. Quello lì. Quello che è anche raccomandato, per cui noi lo teniamo con piacere anche per questa ragione, ma che un uomo che ormai è diventato quasi filosofo. Signori e signori, la siesta di Salvio Ciancabella. Buongiorno, oggi prendo la notizia da uno dei quotidiani a cui sono legato, che è Libero. Dunque, tutela dei minori, il garante spegne il porno, basta sesso in TV di notte. E ora cosa facciamo? Cioè, i 59 milioni di italiani che la notte si svegliano e vanno a smanettare davanti al televisore, dormiranno, così finalmente il giorno dopo si alzano per tempo e vanno a lavorare. Ho capito, ma così noi non facciamo più girare l'economia, è un disastro. Cioè, se noi non mettiamo più il porno la notte, perché? Beh, l'affermazione tra l'altro che di solito tutti fanno è: ieri sera giravo i canali, sì, e mi è capitato di vedere quella roba lì. Per caso, alle 3.15 sempre mio cugino. Ma come giravi i canali? No, però questa è una cosa grave, ragazzi, non si può. Sì, però adesso c'è Ciancabella. Hai mai visto di recente in televisione? Mi è capitato girando i canali, sì, ovviamente. Sì, certo. Aveva messo la radiosveglia puntata. Hai mai visto quelle copie di donnine che di solito stanno in televisione che ti dicono: voglio il telefono. Telefonami. Sì. Mi hanno raccontato sempre che telefonando, mio cugino, sì, sempre, che telefonando stai in attesa 20 minuti e non ci parli mai in diretta con queste. Beh, no, vabbè, ti meravigli, scusa. Questi 20 minuti ti servono per, diciamo, eccitarti, no? Parlo ovviamente al telefono, quindi quando arrivi poi a parlare con la tua star che vedi in TV, in teoria dovresti raggiungere il punto della situazione. Sì, devo dire tra l'altro una cosa. Ma cosa che, non lo so, non voglio sapere. Vabbè, andiamo avanti. Devo dire che intanto è una truffa, quindi dovrebbe essere fermata. Come tutte le truffe dovrebbe essere fermata anche questa. E poi la seconda cosa però che noto, che quelli che riescono a resistere 20 minuti ed arrivare in diretta, mi è capitato sempre passando. Certo. Hanno preso il Viagra, che è successo? No, sono quelli più rintronati di tutti. Quando vanno in diretta sono quelli... Ma perché si imbarazzano? No, sono quelli che non si sono accorti di essere in attesa da 20 minuti. Ma secondo te una persona non rintronata chiama? Sì. Hai chiamato, dai, dillo. Coming out, hai chiamato. No, non Luca fare... Biscardi ha chiamato un 899. No, facciamo un out in diretta. Non devo fare coming out, ma assolutamente no. No, gli 899 erano del passato. No, ci sono, è vero. Ci sono ancora. No. Quelli erano l'144. Per me, no, per me. Ah. Per me e anche per un altro paio di colleghi. No, anche per me l'899. Se volete faccio i nomi. Per me era la compagnia quando tornavo dalle serate in discoteca, non sapendo che cosa fare. Cioè, oh, tu lavora fino alle 5 del mattino, poi prendi la macchina, fai 300 km. Ma capire, Biscardi, tu finivi la diretta, la serata in discoteca e poi chiamavi l'899. No, salivo in macchina e dicevo: oi, ciao, come stai? Fa: dimmi. No, parla, leggimi il giornale. Perché? Perché sennò mi addormento. Quando avevo i colpi di sonno chiamavo. Ma non potevi chiamare il segnale orario? No, ma fammi capire, ti rendi conto? Biscardi chiama 899 per farsi leggere il giornale di notte dopo la discoteca. Sì, vabbè, non è normale. Aziendale comunque. Vabbè, andiamo avanti, ci sono i REM. Posso sapere se i nostri ascoltatori hanno mai chiamato l'899? Certo che puoi. Va bene. Allora, 3404 34 34 34.
Non c'è siesta senza saloon, le nostre tre rubriche ormai tre pilastri della cultura contemporanea italiana e non solo italiana sono appunto queste, sono la siesta, il saloon e poi l'altra la sentiamo dopo. E insieme a Braccetto con noi anche Jennifer Lopez. A proposito, ieri mi è capitato di vedere un pezzettino di un suo film che credo abbia deciso di cancellare dalla sua memoria. Era una roba tipo Quel mostro di mio suocero, una roba del genere, una schifezza di livelli inenarrabili. Beh, se vuole cancellare il film della sua biografia deve anche restituire i soldi però, eh? È vero, beh, vero, verissimo. A proposito di soldi, c'è Ciancabella, voglio accusarlo pubblicamente, sì? che vende clandestinamente brioche qui nel saloon. Non ci posso sì, credere. Sì, sotto banco. Ragazzi, qua la richiesta è alta. Sì, ma 15 euro un cornetto. Mi sembra giusto, ma no? Ma non si può. Ciancabella, ma ci sono già i fagioli, perché portare le brioche la mattina? Perché siccome tanta gente che frequenta il saloon non ne può più, perché si ripropongono sti fagioli, io ho pensato bene di mettermi questa attività in un angolino, mi vendo le brioche. Tranquillo, allora mentre noi siamo qua a vendere le brioche dobbiamo trovare anche un argomento di discussione in questa mattinata del buono, il brutto e il cattivo, ad esempio, ma quello potrebbe essere un argomento interessante. Esatto, io ce l'ho, senti un po', l'argomento arriva dalla Norvegia, da Oslo, dove in un parco che si chiama Frogner o Frogner ci sono tantissime statue di uno scultore, Gustav Vigeland, che ha dedicato gli ultimi 20 anni della sua vita a rappresentare il corpo umano. Quindi sono nude. Sono nude, ma non sono delle statue realiste, diciamo. Sono abbozzate e sono nude. Qualcuno nella notte cosa ha fatto? È andato e ha messo dei mutandoni di carta per coprire le nudità di queste statue. Allora, voglio dire, non lamentiamoci più del fatto che in Italia, bla 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 bla, bla. Anche in Norvegia le cose non stanno così bene. D'altronde, voi mi insegnate che già a metà del Cinquecento Daniele da Volterra ha detto il braghettone cosa faceva? Metteva le mutande finte sulle statue. Sui dipinti di Michelangelo. Scusate, ma io tutto sopporto tranne che i filosofi. Io tutto sopporto tranne le mutande, guarda un po'. Pensavo di no, però migliore. Mettile dentro il saloon, per favore. No, assolutamente no, dai, per sì. No. Allora, c'è anche chi metti di notte le mutande. No, abbassa il prezzo delle brioche e io metterò le mutande. Allora, c'è anche chi di notte non ha niente di meglio da fare che andare a mettere mutande di carta alle statue in un parco. Il mondo è bello perché è vario. Mi piacerebbe sapere se veramente poi voi in ufficio, in mensa, al bar, mentre aspettate l'autobus, aspettate di pagare la luce, la corrente, il gas, in posta, parlate effettivamente delle notizie che noi vi diamo. Vabbè, nell'attesa vi facciamo sentire il nostro terzo e ultimo momento. Purtroppo anche oggi non ho vinto, ha vinto Ciancabella. Studio anch'io. Ma attenzione, perché è venuto il momento importante della nostra terza ora per aprire un appuntamento che si chiama Studio Anch'io, perché noi vogliamo continuare a lavorare alla radio, ma vogliamo anche lavorare a studio aperto, siamo degni di farlo. Direttore Giordano, ti prego, accorgiti di noi. Anche perché ti portiamo delle notizie ogni giorno che nessuno ti porta, poi corredate della giusta colonna sonora. Allora, voi ascoltate la notizia, valutate quella che secondo voi è la notizia perfetta per studio aperto, quella che potrebbe essere trasmessa anche oggi a studio aperto, e poi votate la vostra notizia, la vostra studio notizia preferita, per assegnare a uno di noi uno studio punto. Chi alla fine del gioco avrà lo più studio punti, insomma, sarà candidato ad andare da Giordano con il curriculum in mano. Chissà come verrà trattato. Allora, intanto votate al 3404 343434. Prima notizia di oggi. Formiche invadono il monastero buddista. Qualcuno ci aiuti. Rispettare ogni forma di vita esistente sulla faccia della terra, anche se questa è una piccola e per alcuni insignificante formica, e per alcuni buddisti uno dei ferrei principi della propria fede. Nel tempio di Angkoxi, situato a Georgetown nell'isola di Penang, tale voto si è tuttavia trasformato in un problema. Le formiche, infatti, stanno letteralmente invadendo il tempio. Le formiche, hanno fatto sapere i monaci, scendono dall'albero sacro che è al centro del tempio e mordono noi e i visitatori intenti a meditare. Le punture non sono innocue, ma causano forti dolori e un leggero gonfiore, ma noi rispettiamo anche loro. Notizia 2. Lei voleva riaccendere la sua passione. L'amido Viagra lo manda a KO, glielo mette nel cibo la moglie, lui finisce all'ospedale. Forse voleva riaccendere antiche passioni, tornare all'ardore dei loro 20 anni.
o magari passare semplicemente una serata diversa, dal sapore piccante. Fatto sta che l'ultra sessantenne di Abbiate Grasso, quindi qui vicino a Milano, che ha pensato di condire la pasta di suo marito con l'amido, nella speranza di chissà quale vigorosa prestazione amatoria, invece amatoria, ha ottenuto l'esito contrario. Il marito è andato a finire in ospedale, però se la caverà con pochi giorni. Bene. È rimasto tutto rigido il marito. E certo, ma non si poteva più muovere, poverino. Va bene. Notizia numero 3. Siccità, allarme, dromedari selvatici assecati. Nonostante la musica araba, la notizia arriva da Sydney, ma si parla di dromedari. La siccità senza precedenti che ha colpito l'Australia sta rendendo pazzi di sete i dromedari selvatici. I maggiori esperti di dromedari si sono riuniti oggi a Perth, in Australia, dove il problema è più acuto, per elaborare un piano nazionale di gestione degli animali che continuano a danneggiare terreni e infrastrutture. Il piano prevede strategie di gestione come attività educative, monitoraggio dell'impatto dei dromedari, produzione di cibo per animali e, io aggiungo, anche una giornata del cricket. E allora, alle 9.12, queste sono le tre studio notizie di oggi. Votate la vostra studio notizia preferita. Formiche invadono monastero buddista, loro non li uccidono perché sono una forma di vita sacra. Notizia numero 2. L'amido Viagra lo manda KO. E poi notizia numero 3. Allarme dromedari selvatici assetati in Australia. Votate la vostra notizia preferita al 3404 34 34 34. E noi alle 9.13 invece vi facciamo un po' gioire e anche provare delle emozioni straordinarie, perché siamo andati a rispolverare per voi un disco che è di una bellezza veramente straordinaria. Qualcuno aveva fatto anche un attentato a questo disco facendo una versione da discoteca. Spero che stia ancora scontando l'ergastolo per quello che aveva fatto. È finita anche per oggi, posso dirvelo, non l'abbiamo detto prima in onda, ma adesso ve lo dico. Lunedì io e Cianciavella siamo in vacanza e staremo in vacanza una settimana intera. Non so dove andrà lui, so dove andrò io, ma non ve lo dirò mai. Ci sentiamo quindi fra una settimana, ciao! Beh, so che vi aspettate che io adesso vi dica buon San Valentino, magari è già finito San Valentino nel momento in cui avete scaricato il podcast, spero di sì perché non se ne può veramente più. Non è che io sia cattivo, però rendetevi conto anche della truffa che c'è dietro. Ne approfitto, sono da solo, posso dire quello che voglio. Con me non c'è Luca Viscardi, che conduce la mattina con me Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Io sono Tommaso Labranca. Non c'è neanche Saio Cianciabella, perché oggi ha fatto gli straordinari. Non ha fatto una volta la siesta, l'ha fatta ben due volte. La seconda è stata peggio della prima e ve la faccio risentire. Lo si dice di solito quando qualche storia va male, no? Ma il never fall in love again. Poi dopo due giorni ci si innamora di nuovo della prima che capita. Di solito va così, no? Bello, l'amore è bello per questo. Io sto raccogliendo tutte queste massime di Luca Viscardi, sì? E ne farò presto un libro. Ma è un dato di fatto, io guarda che seguo, ascolto, chiacchiero, ascolto i miei amici, sento i racconti. Tuo cugino che ti racconta le cose. Che... Ma quanto parla tuo cugino Viscardi? Non so, mi ha chiamato ieri sera, mi sono dimenticato di rispondere, tra l'altro, me ne sono accorto qualche ora dopo, era tardi però. 9.18? Esatto, sentite questa musica un po' strana a quest'ora, siete abituati a sentirla molto prima, ma c'è una breaking news, se si può dire così. No, si chiama Edizione Straordinaria. Edizione Straordinaria. Bene. Signori, scusate, vi spiego anche perché. Perché non sfoglia i giornali la mattina e le notizie le trova dopo. Ma no, invece io proporrei di fare la rassegna stanca più avanti, la siesta. Perché, no. Perché a me non ce la faccio a leggere tutti i quotidiani, sono lento. Diamo la notizia. Cioè, Bella, chiamiamola pennica supplementare questa. Questa mi piace, la pennica supplementare. Allora, dal mio quotidiano preferito, La Padania. Sì. Anche se non c'è più il mio direttore preferito, però rimane sempre il mio quotidiano preferito. C'è un articolo stupendo perché questo mi fa sentire, diciamo, importante, no? Perché lei, Cianciabella, è come quelli che dicono non mi innamorerò mai più e poi si innamora 5 minuti dopo. Lei è così. Rientro nella categoria. Dunque, allora, come dicevo prima, a pagina 10 della Padania c'è un articolo stupendo. Vigile urbano, tutto casa e lavoro. Beh, e la notizia qual è? La notizia è tutto casa e lavoro, appunto, questo uomo che si sacrifica per l'Italia ha installato il suo autovelox in giardino. Cioè, sì, perché è troppa fatica, doveva andare in giro nelle strade a montare questa telecamera qui per fare le multe. Invece lui ha pensato bene, scusa, io sono a casa, c'è un giardino stupendo, da qui qualche macchina passa, installo la telecamera qui, l'autovelox, e me ne sto a casa. Ma che bello, ma tutto ciò dove è successo? A Venezia. Come Venezia? Cosa faceva l'autovelox alle gondole? Allora, no, ti dico subito dove. Un vigile urbano a Concardia Sagittaria. Ah, all'interno, in provincia di Venezia. Ah, sì, ecco, sì.
è stato bellissimo, basta, ha installato questo autovelox da casa, lui tranquillamente multava. Ma cosa hanno fatto? Hanno preso dei provvedimenti? Dacci la notizia completa. Ma non è che posso tutte cose io, questa è la notizia, poi cosa che accadrà non lo so io. Vabbè, insomma, magari poi per dare le multe diceva venga a casa mia che le devo consegnare una multa perché non sì, ma poi era carino perché ti offriva anche il tè e il caffè, quindi andando a prendere la multa e lui stava a casa, insomma è una cosa bella secondo me, perché il pubblico ufficiale si avvicina al cittadino. Esatto. Certo, o viceversa, insomma, o viceversa, vabbè, più o meno funziona più o meno così. Grazie per la pelle supplementare. Merita un grado in più questo Vigiulba. Credo anch'io, sì. Vabbè. È un giardino più grande per poterne installare due. Mi sembra giusto. Finiamo con la nostra solita rubrica di cazzeggio puro, se si può dire il termine cazzeggio, ormai l'ho già detta due volte, quindi non, è una parola che non posso più rimangiarmi, ed è saloon. Noi entriamo nel saloon verso le 8 per prendere una pausa, per prendere una tequila e per sentire quello che ci dicono gli altri avventori del locale. Scusa, il sondaggio era: è meglio Justin Timberlake o Sabio Ciancabella? Allora, il nostro gruppo d'ascolto presso il manicomio criminale di Livorno ha così risposto: è meglio Sabio Ciancabella. Non è vero, non è vero. Ho visto Tati da Udine, Carla, Adriana. C'erano un. No, è più bello secondo me, ma di sicuro scelgo Ciancabella con sta voce, tra virgolette, e sono donna. Ecco, perché. Mi piace sta cosa. Lo specifica perché Ciancabella oggi si apriva anche al mondo trans. Sì, io mi apro. Scrivete tutti. È San Valentino, scusami. Ciancabella se la ride, che bello. Bene, allora, vabbè. Un futuro da disoccupato per Justin Timberlake. Comunque è arrivato un mazzo di fiori in studio, non me lo vorrei dire. Ma dobbiamo dirlo. Ve lo dico. Si faccia parte suoi, Ciancabella. San Valentino, è arrivato un mazzo di fiori. Non allora, dico perché. Allora, che dire d'altro? Che dobbiamo a questo punto entrare nel nostro saloon come ogni mattina. Intanto buongiorno, ben svegliati da Tommaso Labranca. Da Luca Viscardi. E dal sottoscritto, salve Ciancabella. Allora, insieme siamo entrati nel saloon perché, insomma, si tratta di fare due chiacchiere su quelli che sono gli spunti di discussione della giornata di oggi. Beh, ce n'era uno che era quello di Justin Timberlake e di Scarlett Johansson, che a quanto pare era una tresca e molti sono invidiosi di lui e di lei. Adesso invece parliamo di un'altra vicenda invece tutta italiana. Meno glamour, meno VIP, meno Hollywood, ma Roma e il mondo legale. Sesso garantito da prostitute in cambio di sentenze favorevoli. Cosa succedeva? Per potersi assicurare i favori nei verdetti da parte di un giudice di pace, un avvocato di Caserta, tal Umberto Di Tella, procacciava prostitute e poi forniva a questo ex giudice di pace, Nicola Graziano, così in modo da avere poi delle consulenze. No, delle sentenze favorevoli. Anche perché, insomma, non lasciano traccia, no? Questo genere di pagamenti di solito... Non ti rilasciano quasi mai la ricevuta. Col DNA qualche traccia si lascia, eh? Sì, però adesso Ciancabella, questi figli di CSI, cioè vuol dire che... No, lui non arriva oltre il RIS, cosa pensi? È produzione italiana, RIS? Sì. Mi fermo lì, allora. Ecco, no. Perché io adesso mi rendo conto che, insomma, mangio una cosa, sto per buttare via, dico no, aspetta, lo butto via nel bidone della monnezza dall'altra parte, che non vorrei mai che qualcuno mi aprisse l'immondizia e andasse a controllare quello che mangio. Stessa cosa bisogna farlo con i giornaletti porno, sì. Mai buttarli nella spazzatura di casa. Ecco, grazie per... Prego. Frita rifiuti e via. No, perché c'è il custode curioso. Grazie. Buttateli per nelle discariche, così qualcun altro potrà usarli. E anche per oggi è finita, adesso me ne vado anch'io a festeggiare San Valentino perché sì, sono da solo, mi guardano dall'altra parte e dicono sei da solo, sono da solo, non c'è come Ciancabella, però ci sentiamo domani mattina tutti e tre, io, Viscardi e Ciancabella, ciao!